Siamo qua con i due terzini del Gazzada, Vasco, giusto, e D'Andrea. E se non sbaglio siete un po' cani e gatti, perché se gioca uno sta fuori l'altro. Vabbè, ma ci vogliamo bene uguale, ci vogliamo bene lo stesso. Senti, quanto è difficile, o è più facile per un difensore partire dal primo minuto o entrare dopo? Parlavo prima con l'attaccante, che sai, quando entri poi dici magari, però per un difensore prendere subito le misure dell'attaccante è quella cosa. Sì, diciamo che effettivamente il difensore è meglio iniziare dal primo minuto, almeno personalmente, perché inizi a prendere confidenza con l'attaccante, sai come fermarlo. Entrare dopo a partita in corsa con l'adrenalina poi è un po' più difficile, entrare subito con la mente giusta. Quanto è stato importante, da quanto io ho parlato prima col portiere, che ha giocato praticamente spesso a 7, quindi mi dava l'impressione di essere un ragazzo abbastanza timido, insomma, che a 11 non avesse ancora una certa esperienza. Penso che da parte vostra l'avete aiutato molto per avere confidenza. Sì, soprattutto la parte finale del campionato abbiamo concesso molto, molto poco, tutto il reparto difensivo, ma anche grazie al reparto centrocampo abbiamo preso veramente pochi tiri in porta, e soprattutto lui nella parte iniziale del campionato, dove dovevamo ancora assestarci, ci ha aiutato molto. Nella parte finale, pur essendo forte, ha dovuto fare un po' lo spettatore in tutte le partite. 4 reti subite nel ritorno, o le altre squadre erano scarse davanti, o voi chiaramente avete chiuso molto bene gli spazi, non avete fatto segnare nessuno. Ma è merito mio, perché mi sono fatto male alla seconda giornata del ritorno, avevamo già subito 2 gol, poi mi sono fatto male io, abbiamo subito solo altri 2 in 10 giornate, per cui è merito mio che non ho giocato. Quindi possiamo dire che in un certo senso quello che ti ha zoppato e che praticamente ha dato la possibilità di entrare lui sarebbe uno da invitare qua a cena stasera per ringraziamenti, perché se Gazzada ha vinto il campionato, chi è il fortunato che dobbiamo ringraziare? Lo salutiamo, è dell'Angerese, tanto mio, grazie mille per tutto, questo è per te. E soprattutto grazie per te, perché grazie a lui, dunque, gli avrai offerto chissà cosa, tu hai giocato titolare per tutto il ritorno, giusto? Per tutto il ritorno, sì, a parte l'ultima partita ho giocato titolare per tutto il ritorno, ma Era un onore lottarmela con Checco, Francesco, e soprattutto per me era anche motivo di... mi impegnavo di più per cercare di giocare, anche quando entravo cercavo di dare meglio di me. Ultima cosa, ma siete pronti a giocare in seconda, oppure in seconda non ci state come il vostro livello? Siamo pronti a vincere i play-out. Siamo pronti, ho già giocato in seconda. Nel Bugugiato e nel Viggiù. Quindi se hai sopportato Monti, penso che poi qui l'ambiente è più tranquillo. Monti, anche quando ero piccolo, io i primi calci li ho fatti a Bugugiate, quindi l'ho sopportato per tanto. Io sono di Bugugiate, però sicuramente più tosta, non ci sono tante materasso, però se giochiamo da squadra, se ci alleniamo meglio di quest'anno, possiamo arrivare in un buon punto della classifica, non so dove, ma in un buon punto. Grazie, buone vacanze a tutti, terzino titolare, terzino riserva.